Buonasera, ben trovati con l'informazione di Arezzo TV, cominciamo subito con la cronaca. Un altro colpo nella notte ai danni di un'azienda retina che opera nel settore dei metalli preziosi è successo a Quarata alle porte di Arezzo, il servizio. Furto nella notte tra giovedì e venerdì nella zona industriale di Querata, il secondo in meno di due mesi nella stessa area. I malviventi sono entrati in azione attorno alle due, nelle mire la ditta Silverlight. I malviventi sono riusciti ad introdursi all'interno dell'azienda attraverso un buco su un muro della zona della fabbrica che confina con un cantiere. A questo punto sono riusciti a trafugare l'argento per un valore complessivo di circa 10.000 euro, ingenti anche i danni che i ladri si sono lasciati alle spalle. Lo scorso ottobre il colpo milionario all'azienda Multiform che si trova a pochi passi. I malviventi in quel caso avevano divelto il cancello d'ingresso con un'auto per poi penetrare all'interno della ditta facendo saltare le casseforti e facendo razzia di preziosi. Maxi operazione contro bande criminali in tutta Italia, anche Arezzo è coinvolta. Ci sono stati... 40 arresti, tra cui anche alcuni minorenni sequestrati, armi e droga. Chiara Sadotti. Il fenomeno è in aumento, soprattutto dopo la fine dell'emergenza covid. Diciamo, I giovani hanno, hanno intrapreso, comunque, hanno sviluppato anche delle, delle azioni violente, per lo più commesse nei confronti di coetanei, eh, volte appunto ad affermare la propria predominanza sul territorio. Una maxi-operazione a contrasto del fenomeno delle gang giovanili. Un blitz della Polizia di Stato che ha toccato anche la provincia di Arezzo. 500 gli operatori impegnati dalle prime luci dell'alba tutta Italia, 14 le province interessate. In cui eh, diciamo questi fenomeni di criminalità giovanile erano magari più diffusi di altri affinché venissero svolti proprio dei servizi specifici di intensificazione di controllo e di verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di reato. 40 gli arresti tra cui una decina di minorenni, 70 le persone denunciate, un terzo delle quali ancora minorenni. I poliziotti hanno sequestrato pistole, armi da taglio, tirapugni, centinaia di dosi di droghe e diverse somme di denaro per un totale di circa 10.000 euro. Ad Arezzo a finire in manette tre persone, altrettante quelle denunciate Sequestrati anche coltelli, eroina, ascisce e cocaina. In particolare, tra le operazioni di polizia giudiziaria più importanti, appunto, possiamo segnalare l'arresto di due cittadini dell'Est Europa, giovani comunque, eh, di 23 e 22 anni, che eh, diciamo, sono stati controllati dagli operatori di polizia nel momento in cui cedevano della cocaina ad un terzo soggetto, e successivamente la perquisizione, e la perquisizione effettuata sul veicolo in uso a questi soggetti ha permesso di. Di rinvenire eh, un panetto da un chilo di cocaina, da più di un chilo di cocaina che era debitamente occultato all'interno di un vano ricavato nel portabaglio. 250 le persone identificate in provincia di Arezzo, metà delle quali minorenni. È stato verificato che il consumo di sostanze stupefacenti purtroppo avviene anche da parte dei minori e in questo contesto abbiamo arrestato un soggetto straniero, extracomunitario che comunque cedeva della sostanza stupefacente ai minori. E cui confronti, dopo la convalida dell'arresto, sono state avviate le procedure per, per l'espulsione dal territorio dello Stato. Investigazioni e monitoraggi della Polizia di Stato anche attraverso i social network. Cambiano i tempi, cambiano anche i modi di affrontare le indagini e quindi sicuramente eh, l'indagine o comunque il monitoraggio dei social network è molto importante. E nell'ambito dei blitz contro le baby gang delle scorse ore ad Arezzo è stato individuato da parte degli agenti della squadra mobile guidati dal dirigente Sergio Leo, l'autore di una rapina avvenuta nel centro storico lo scorso fine settimana. Il giovane 25enne aveva sottratto il telefono cellulare alla vittima e dopo averla colpita con un pugno al volto gli avrebbe sfidato anche il portafoglio prima di fuggire all'arrivo dei poliziotti. Il ragazzo è stato quindi denunciato. Sembrava una confezione di merendine ma era un chilo di hashish. Nei guai un giovane della provincia di Arezzo in trasferta nel Lazio, sorpreso dai carabinieri con la droga. La scoperta è stata fatta dai militari alla stazione di Orte durante un servizio finalizzato al contrasto e alla prevenzione del traffico di stupefacenti, come spiega Viterbo Today. Si tratta di un 32enne di San Polcro, fermato e perquisito dai militari. Quest'ultimi avrebbero notato un insolito nervosismo da parte del giovane. Dopo qualche istante il 32enne avrebbe deciso di consegnare spontaneamente un frammento di hashish. Poi nella tasca dello zaino, sul sedile al lato del passeggero, è stato trovato un involucro termosaldato di Celofan con la scritta di una nota merendina contenente 10 panetti sempre di hashish per un peso complessivo di un chilo. Il 32enne in possesso anche di 800 euro, probabilmente provento di spaccio, è stato arrestato. Allora, improvviso di un 51enne di eh, San Giovanni, Valdarno, nel primo pomeriggio in piazza Matteotti davanti alla stazione ferroviaria. L'uomo veniva segnalato in arresto cardiorespiratorio sul posto si è recato al 118 che nel frattempo telefonicamente ha fornito le istruzioni per permettere alle persone presenti di prestare i primi soccorsi. Attraverso la disponibilità di un defibrillatore, un DAE, Posto a pochi metri dall'evento, dopo una successiva rianimazione avanzata da parte degli equipaggi che poi successivamente sono intervenuti, il paziente è stato trasportato in emodinamica ad Arezzo, sul luogo La Misericordia di Terra Nuova Bracciolini, con un'automedica del Valdarno, oltre alla presenza delle forze dell'ordine. Cambiamo decisamente argomento, l'AMPI nazionale, la sezione di Arezzo, ha preso posizione rispetto all'iniziativa che si terrà ad Arezzo il prossimo 19 dicembre. Verrà infatti ricordata la figura di Oreste Ghinelli, padre dell'attuale sindaco di Arezzo, secondo l'AMPI, dalla parte sbagliata della storia. Greta Settimelli. Mi sembra, come dire, riduttivo. Eh, voler eh, mettere in evidenza soltanto questo fatto che lui è stato un consigliere comunale, è stato uno scrittore, è stato un poeta, insomma io secondo me questi aspetti qui passano in secondo piano rispetto a quello che è il suo passato politico. L'Ampi di Arezzo prende posizione in merito all'iniziativa che il prossimo 19 dicembre ricorderà ad Arezzo in una sede istituzionale, la sala del Consiglio Comunale, Oreste Ghinelli a 100 anni dalla sua nascita. Aretino, padre dell'attuale sindaco di Arezzo Alessandro, Ghinelli è stato tra gli appartenenti alla Repubblica Sociale Italiana. Per oltre dieci anni ha guidato il Movimento Sociale Italiano di Arezzo ed è stato consigliere comunale per un lungo periodo. Non ci sembra opportuno che il Consiglio Comunale lo debba ricordare in una veste che vorrebbe coprire, secondo me, questi aspetti che invece sono imbarazzanti. L'iniziativa è patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Comunale di Arezzo, tanto che sarà proprio il suo Presidente, Luca Stella, a moderare gli interventi di Claudio Santori, storico di Piero Melani Graverini, avvocato, e di Marco Cellai, ex segretario del Movimento Sociale Italiano. Ghinelli verrà ricordato come politico, avvocato e artista. Non è la prima volta che Arezzo ricorda la figura di Oreste Ghinelli. Era il 2015, quando la Società Storica Aretina lo ricordava tra i protagonisti del Novecento, appunto, ad Arezzo. In quel caso la sede era l'Auditorium Comunale Aldo Ducci. Oggi Ampi definisce questa iniziativa inopportuna alla soglia dell'ottantesimo anniversario delle stragi nazifasciste in Italia. Noi metteremo e abbiamo già in, in, in campo alcune iniziative di presentazioni di libri, vorre, vor, lavoreremo con le scuole soprattutto anche per ricordarlo l'anno prossimo, questo, questo anniversario, e anche con le amministrazioni comunali che condividono con noi i valori dell'antifascismo. Ora, un'amministrazione comunale che fa un'iniziativa di questo tipo in questo periodo storico, insomma, io spero che si possa in qualche modo mh, rivedere ecco, una, una posizione, questa posizione che hanno. Ampi non esclude iniziative di protesta e di dissenso alle quali invita la cittadinanza a partecipare. Ribadisco... Mi auguro che eh, i cittadini democratici di Arezzo vogliano aderire. In serata è arrivato anche il commento dell'amministrazione comunale a firma del vice sindaco Lucia Tanti, un lungo comunicato stampa nel quale sostanzialmente si difende l'operato del Presidente del Consiglio comunale Luca Stella, posto che chi è stato dalla parte giusta o sbagliata della storia ormai sia chiaro a tutti. Per la sinistra era l'uomo dell'altra parte, afferma Lucia Tanti, ma anche quella parte è storia della patria e della città e per questo bene ha fatto il Presidente Stella a dare spazio a questo momento di ricordo, peraltro non solo politico, nell'aula consigliare che è di tutte le parti, dei vinti e dei vincitori, della destra e della sinistra, di chi aveva ragione e di chi torto, perché è nella somma di tutte queste parti che si fa la storia di Arezzo. Parliamo invece adesso di trasporti perché è stato rinnovato dalla Regione Toscana per altri dieci anni il contratto a trasporto ferroviario toscano SPA. La gestione del servizio delle ferrovie Arezzo Sinalunga e Arezzo Pratovecchio stia complessivamente previsti circa 17.000 treni e 723.000 chilometri di servizi ferroviari ogni anno a beneficio di circa un milione di passeggeri. Il corrispettivo riconosciuto a TFT per tale servizio è di 14.3 milioni nel primo anno e raggiungerà i 16.1 milioni nell'ultimo anno di contratto, ovvero nel 2033, per effetto dell'inflazione della quale già si tiene conto per il piano economico finanziario. Tali valori sono comprensivi degli effetti dovuti all'acquisto di un nuovo materiale rotabile, ovvero anche di due nuovi treni POP da consegnarsi nel 2024 e 2025 e di un treno bimodale in consegna del 2027 utilizzabile quest'ultimo sia sulla linea elettrificata che non permettendo in tal modo la possibilità di collegamenti verso destinazioni ad oggi non raggiungibili direttamente da Arezzo come ad esempio Siena dato che oltre Siena Lunga la linea è gestibile solo a combustibile. Fossile. Nelle notti tra il giorno di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 dicembre, dalle ore 22 alle 6 del mattino, sarà completamente chiuso il casello della 1 di Monte San Savino, sia in entrata che in uscita, per consentire nuovi lavori di pavimentazione e asfaltatura. Parliamo invece di una. Eh, di una Evento che si ripete ogni anno ma che comunque è sempre più eh, preoccupante perché proviene da un problema che riguarda la povertà. Quest'ultima in aumento anche nel nostro territorio, lo dimostrano le recenti richieste d'aiuto da parte delle famiglie. Ma numerosi pacchi alimentari anche quest'anno verranno donati dalla Croce Rossa Italiana alle persone in difficoltà. Greta Sentimenti. La spessa quotidiana è diventata veramente pesante per tutti perché quando facevi una spesa di 50 euro potevi vedere che a casa portavi qualcosa. Oggi fai una spesa e il giorno dopo sei da capo. L'inflazione picchia duro anche nella ridente città di Arezzo. Siamo nella sede della Croce Rossa e le famiglie sono qui per ritirare i loro pacchi alimentari. Eh. Sì, le richieste di aiuto sono aumentate dai 161 nuclei familiari continuativi del 2022 sia passati ai 100%. 177 del 2023, circa 2500 i pacchi alimentari distribuiti. Quando veni qua, pensi? Per una settimana o due non mi devo preoccupare, che non ho da mangiare. Gli aiuti arrivano da più parti, a cominciare dall'Europa, per arrivare alle aziende del territorio e persino i gruppi Facebook. Il gruppo Sede Arezzo Sece è stato di grande aiuto perché ha organizzato una cena di raccolta fondi, il cui ricavato, ovviamente detratte le spese che hanno sostenuto, è stato impiegato per l'acquisto di buoni per materiale sportivo da, da dare ai ragazzi, per mh, prodotti di ottica, quindi per adeguare gli occhiali a chi ne ha bisogno e anche dei biglietti per eh, andare al cinema. Ma perché dedicare del tempo agli altri? Ma mi trovo in un momento della vita in cui ho, ho più tempo libero, figli grandi, eh, impegni di lavoro sono più inferiori, quindi mi sono... Ho pensato di dedicarmi a questa cosa, l'ho sempre pensato quando fossi stata in questa fase della vita, di poter fare qualcosa per rendermi utile agli altri. Come riuscire a dare qualcosa che mi è stato dato nella vita, perché oltre il lavoro insomma, mi ritengo anche fortunata. Non è una mano tesa solo per il cibo, qui si trovano umanità e ascolto. Quelle persone che, che sono qui sono veramente in gamba, hanno... Hanno veramente un cuore e quindi non si viene perché si viene, non si viene perché si prende il pacco anche per l'affetto che ti danno le persone che ci sono. Nuova vita per la caserma ex Piave, presentati i servizi per i più fragili nella stazione di posta di Arezzo. Sentiamo un luogo di rigenerazione urbana e civica che mette insieme una pluralità di risposte di tipo sociale, di coesione sociale che confinano anche con il mondo della sanità e quindi si prendono cura di alcune fragilità che spesso volte si manifestano in maniera anche diffusa ma soprattutto anche in maniera diversificata quindi diventerà un vero e proprio luogo di comunità. Sarà questa la nuova vita dell'ex caserma Piave l'immobile storico del centro città tra via Garibaldi e via Ghibellina la giunta ha approvato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di una stazione di posta da recupero per ristrutturazione dei due piani dell'edificio. Si va da sportelli di accompagnamento per la ricerca del lavoro, a corsi di aggiornamento fino a un punto fisso di servizio sociale per arrivare a accoglienza diurna e notturna, compresa anche momenti di collaborazione con l'ASL per dimissioni difficili, fino alla necessità degli alimenti che possono essere sia erogati attraverso una piccola mensa che ospita 20 persone, ma che può fare turnazioni in accordo con Caritas oppure pacchi alimentari, sostegno a persone che magari si vergognano, come spesse volte diciamo, di chiedere aiuto e lì possono avere un luogo di plurale risposta. Quindi diciamo che rispondiamo in maniera pulviscolare a una numerosità di possibilità di, eh, di criticità e di disagio o di fragilità. Sarà realizzato grazie a fondi PNRR dedicati ad azioni sociali per le fasce più fragili della popolazione per un totale di circa 2 milioni di euro. È un immobile che da tempo era chiuso e che grazie a questo intervento riuscirà a dare un nuovo volto a un'area che già è oggetto di eh, interventi specifici perché eh, grazie ad altri contributi del PNRR appunto è un'area che già è oggetto di cantierizzazione. Con questo progetto andremo a risistemare tutto l'immobile sia a livello statico ma anche funzionale dentro quindi di restauro interno, rifaremo eh, le facciate, rifaremo gli interventi che riguardano anche gli interni. Andremo a sostituire la copertura con una completamente nuova e soprattutto daremo anche una nuova veste in termini proprio di rispetto ambientali. L'obiettivo è quello di chiudere gli interventi necessari per poi dopo farlo sopravvivere entro questo mandato e sicuramente entro il 2025. Donazione dell'amministrazione comunale di Cibo Secco e Umido alle custodie delle colonie feline. Chiara Sadotti. Un regalo di Natale anche per gli amici a quattro zampe. Per il settimo anno consecutivo l'amministrazione comunale di Arezzo ha così donato cibo secco ed umido alle custodi delle colonie feline. 32 i quintali a disposizione, pari a 40.000 pasti. Le colonie sono più di 200 nel territorio comunale e devo ringraziare sinceramente i custodi che, ripeto, sono tutti volontari e quindi stanno facendo un ottimo lavoro. Noi cerchiamo di aiutarli con questa distribuzione di alimenti, sono 40.000 pasti e, e, ripeto, questa è la settima distribuzione. Distribuzione di alimenti. L'impegno dell'amministrazione comunale infine è forte anche nella lotta contro maltrattamenti ed abbandoni. Abbiamo anche un nucleo operativo della nostra Polizia Municipale, abbiamo la collaborazione con OIPA, che sono le guardie zoofile, per appunto cercare di eliminare dove ci sono dei maltrattamenti, che naturalmente condanniamo con tutte le forze. Un'iniziativa che vede coinvolto anche il canile comunale di Via della Cialla dove le custodi delle colonie possono ritirare il cibo in quantità proporzionale ai gatti ospitati e proprio da Empa arriva un appello in vista del Natale. Solamente adottare, e io lo dico in ogni città, ormai da tanti anni, in ogni città esiste un canile o comunque una struttura che raccoglie animali abbandonati, quindi questo è il più bel regalo che potete fare a un figlio, a un genitore, cioè è un gesto di solidarietà, di amore che mi sembra giusto sia sottolineato proprio nel periodo di Natale dove si dovrebbe essere tutti migliori. E passiamo allo sport, si avvicina sempre di più e cresce la febbre del derbissimo da sempre, il più atteso contro il Perugia, previsto per lunedì prossimo, al momento sono stati venduti più di 3.000 biglietti, questa volta non è prevista la possibilità di ottenerli online, per quello che riguarda i tifosi ospiti invece la vendita dei italiani per i residenti della provincia di Perugia sarà possibile solo per i sottoscrittori del programma di fidelizzazione alla società sportiva AC Perugia Calcio con incedibilità dei titoli d'ingresso. Ci sarà poi un rafforzamento dei servizi nelle attività di prefiltraggio e filtraggio. La trasferta sarà consentita esclusivamente a chi è in possesso di un titolo di viaggio negli autobus appositamente organizzati. Sarà potenziato per l'occasione anche il numero degli steward. 80 in tutto, 20 dei quali messi a disposizione dal Perugia. I biglietti ad Arezzo sono ancora acquistabili presso il Point New Energy, Gas e Luce, l'hotel Gemma di Rigutino, la tabaccheria del Bagnorio, Vieri Dischi di Corso Italia, la tabaccheria Francini di Chiani. L'importo degli stessi andrà dai 13 euro delle curve fino ai 50, che è il prezzo massimo della tribuna centralissima. Rimaniamo nell'ambito dell'Arezzo Calcio ma del settore giovanile perché si eh, disputerà una partita di calcio in amichevole, di solidarietà pre-natalizia che è stata fissata ai campi del settore giovanile della Società Sportiva Arezzo in via Darwin per giovedì pomeriggio tra gli allievi del Cavallino e l'Associazione di Promozione Sociale Pionta Arezzo, quest'ultima operante nel settore della riabilitazione motoria e sportiva nell'ambito del Dipartimento di Salute Mentale. I giocatori del Pionta infatti sono operatori sociali, sanitari, volontari ma soprattutto utenti con disagio psichico seguiti dalla ASLEO. Una iniziativa importante alla vigilia del Natale per sensibilizzare sui tanti benefici dello sport, non solo sulla parte fisica ma anche su quella mentale. E parliamo adesso invece di calcio femminile, perché la RAS Roma sarà ospite dell'Arezzo Calcio Femminile a Castiglion Fibocchi per l'ultima gara calendarizzata per l'anno 2023. Chiara Sadotti. Al Comunale Nedo Cuccoli di Castiglion Fibocchi arriva la RAS Roma per l'ultima partita del 2023, undicesima giornata di campionato di Serie B per l'Arezzo Calcio Femminile. Il match è in programma domenica 17 dicembre con Fischio d'inizio alle 14.30. Abbiamo una, una squadra che se, se prendiamo questi eh, tre punti la superiamo in classifica, eh, però... Eh in questa Serie B quest'anno niente non è facile non sì, niente non è sì. Eh, sì, sono alla nostra altezza diciamo però anche loro abbiamo studiato i giochi hanno pareggiato con, contro l'Elas Verona la domenica scorsa e quindi aspettiamo un, una partita eh, tosta il progetto è molto chiaro dal, dal presidente dal primo giorno è stato molto molto ambizioso e vuole vuole arrivare eh, negli diciamo, gli alti saloni dell'Italia, dell quindi al Serie A, vicino alla Serie A. Eh, quindi sì, noi stiamo anche quest'anno eh, costruendo un, una, una squadra eh, con i personaggi giusti, i talenti giusti e sviluppandoli in una certa maniera che... E anche per i prossimi anni possiamo, possiamo avere la base. Spostarsi dalla Spagna all'Italia, com'è stato? È stato bene, io mi sento molto felice. Tra l'altro hai trovato una squadra che, con un mister che sta creando un futuro. Un futuro sì, e noi siamo molto contenti per come Mike lo ha trattato. E chiudiamo con quest'ultima notizia di sport, pericolo scongiurato, la scalata al castello si farà. Dopo l'annuncio del rischio di sospensione della manifestazione dopo 50 anni è stato trovato un accordo con l'amministrazione comunale per il suo regolare svolgimento nell'edizione 2024. L'Unione Polisportiva Policiano aveva chiesto una mano per dare continuità alla manifestazione podistica simbolo dello sport aritino che ha attirato atleti a livello internazionale e che ha dato lustre alla città per rinnovarla e adeguarla agli standard attuali ed economici, oltre che fiscali e burocratici. Si è quindi svolto positivamente l'incontro di ieri mattina presso l'assessorato allo sport di Arezzo per parlare della questione. Siamo rimasti in pochi a fare iniziative simili, ha detto il patron Fabio Sinatti, ad essere disposti ad impegnarsi tanto come volontariato. Da soli, purtroppo, non riusciamo più a raggiungere certi risultati ed obiettivi. Mi sarebbe dispiaciuto lasciarla decadere dopo 50 anni. Il Comune, pertanto, si è impegnato a dare un sostegno per l'organizzazione, per il reperimento di prodotti e materiali, oltre che per diminuire il peso burocratico di certi aspetti. Appuntamento quindi con la prossima scalata al Castello sicuramente nel mese di maggio 2024. E questa era l'ultima notizia per questa sera. Grazie per averci seguito e a voi tutti buona serata con i nostri programmi.